I luoghi abbandonati sono sempre seducenti e pieni di segreti. Oggi vi proponiamo la storia dell'ex caserma Sani Casaralta, situata a Bologna. Le celle frigorifere che stiamo esplorando furono adibite per lo stoccaggio e conservazione di carne e di pellame bovino, destinata alle truppe al fronte per l'impegno bellico durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Qui era in funzione un grande stabilimento per la preparazione della carne in scatola, destinata alle truppe al fronte. Nel carnificio si macellavano ogni giorno circa 150 bovini e venivano impiegati più di 1500 soldati, oltre a numerosi civili e a 350 donne. Evidentemente, unito allo stabilimento di cui sopra, ne era in funzione uno anche per la produzione del pane. Il 20 ottobre 1919 nascono le officine di Casaralta, un'azienda che avrà lunga fortuna e grande importanza. Negli oltre 30 anni successivi si consoliderà come uno dei maggiori impianti bolognesi nel settore meccanico. L'azienda nasce dal fiuto imprenditoriale di Carlo Ragazzoni, un tecnico specializzato di origini bergamasche che, forte dall'esperienza dirigenziale in altre importanti aziende come Breda e Reggiane, dove diventa direttore tecnico, decise di mettersi in proprio all'indomani della fine della guerra, rilevando stabilimenti della Sigma che dal 1915 occupava uno stabilimento in zona Casaralta. L'operazione è resa possibile dall'apporto di capitale di un facoltoso commerciante di pellami bolognese di nome Cesare Donati.
Le officine di Casaralta avranno grande fortuna, divenendo come una delle ditte produttrici e riparatrici per conto delle Ferrovie dello Stato, che nel dopoguerra si accingevano al rinnovamento del parco rotabile nazionale. L'azienda si specializzerà ben presto anche nella fornitura di materiali e veicoli per le tranvie elettriche. L'espansione dei nuclei urbani implicava infatti un forte sviluppo dei trasporti cittadini. L'azienda arrivò a rifornire non solo il nucleo urbano di Bologna, ma anche diverse città del nord Italia, imponendosi a livello nazionale. La produzione, inoltre, era molto diversificata. Si passava dalla costruzione di semilavorati per altre aziende meccaniche, alla realizzazione di meccanismi per gli impianti di bonifica. Per ora ci fermiamo qui. Grazie per essere arrivati alla conclusione di questo video. Vi aspettiamo per la terza e ultima parte dell'esplorazione.